Ciao a tutti, buongiorno a tutti. In realtà sono le 5 del pomeriggio, ma beh, buongiorno per me. Scusate lo stato, ma non mi sono truccata, non ho fatto niente di particolare. Sono in relax casalingo oggi, anche perché ieri sono stata fuori tutto il giorno e sono devastata. Mi fanno male le anche, non riesco a camminare bene, quindi oggi me la sono presa di riposo. Dunque, volevo fare questo video da un po' di tempo. Perché ne avevo voglia, perché volevo farvi vedere, farvi capire un po' come faccio la routine in questo periodo. Allora, da giugno a settembre, quindi tutta l'estate, il periodo più caldo dell'anno, io mi limito semplicemente a idratare molto la pelle. Applico sempre il retinolo la sera, nonostante dicano di sospenderlo perché può fare macchie, può portare problemi, a me non porta nessun problema, nessun tipo di irritazione, quindi io continuo la sera a utilizzare il retinolo. Normalmente c'è chi lo interrompe in estate, io non lo interrompo, non l'ho mai interrotto, l'ho sempre utilizzato e non mi crea nessun problema. Però in estate, quindi nel periodo più caldo, io normalmente faccio la detersione al mattino, la skincare che consiste in contorno occhi, siero e crema, la skincare serale in detersione, contorno occhi, siero e crema. Tutto qua. Non applico altro, non faccio perché c'è troppo caldo, c'ho fastidio e quindi niente. Da settembre in poi io comincio a riaumentare l'utilizzo dei prodotti. Non ne uso, non faccio 11 step come la skincare coreana come facevo una volta perché non mi ho mia voglia. Faccio una routine un po' più allargata, diciamo, e adesso vi faccio vedere la combinazione dei prodotti che io utilizzo. Ci sono delle cose che voi non potete utilizzare in combinata. E ora vi dico anche perché. Allora, io come parto? Io al mattino mi alzo e lavo il viso con una saponetta, quella che mi capita. In questo momento ne sto finendo una della Florena a base di peptidi, che era in offerta, l'ho presa, ma mi lavo con qualsiasi quello che mi capita. Burro di karité, la saponetta, non della Dove, queste saponette industriali io non le utilizzo. Però cerco di utilizzare saponette con buoni ingredienti, senza troppi solfati, ma la saponetta per me è fondamentale. Io mi lavo il viso con la saponetta. Quindi faccio la schiuma, mi lavo la faccia. Perché mi lavo la faccia con la saponetta? Molti si lavano il viso solo con l'acqua. No. Soprattutto se utilizzate retinoidi la sera, non lavatevi solo con l'acqua, perché non rimuovete quello che avete messo la sera prima, durante la notte. No, non lo fate. Usate acqua tiepida e sapone, perché così rimuovete tutti i residui di retinolo che col sole possono creare dei problemi, anche se poi mettete la protezione solare. C'è chi dice si usa il retinolo anche di giorno, io non lo faccio. C'è scritto in alcuni prodotti a base di retinolo mattina e sera, io non lo faccio, io uso il retinolo solo la sera. La mattina no, la mattina preferisco usare qualcosa a base di vitamina C. Comunque adesso vi dico, mi lavo la faccia e comincio con la routine della la skincare. Dopo l'acqua e sapone, mi lavo la faccia, me la sciacquo, tonico. Questo è uno che mi è capitato. Mandorla e malva. Quello che mi capita, raga. Il primo tonico che mi viene lo utilizzo. Il tonico cosa fa? Va a rimuovere a parte i residui di sapone, se li avete lasciati, se non vi siete sciacquati bene, e poi rimuove il calcare e riequilibra il pH. L'acqua è piena di calcare. Il calcare alla pelle non fa bene, quindi. E poi, scusate, c'è una vespa fuori dalla finestra. È fuori o dentro? Boh, non lo so. Non so se è fuori o se è dentro. Allora, qui è pieno di vespe, raga. Io sono allergica alle vespe, per cui sono terrorizzata. Perché se mi mordo una vespa mi gonfio tutta e mi devo riempire di Benadryl, come lo chiamate voi? No, voi in generale. Bentelan. Benadryl, Bentelan, quello che vi capita. Perché mi gonfio tutta. Una volta ho beccato un morso e non vi dico in che stato stavo. Sono dovuta correre al pronto soccorso, ma hanno dovuto fare l'iniezione di corticosteroidi. Vabbè, sorvoliamo. Dicevo, quindi
io prendo un tonico e lo passo, così rimuovo il calcare e riequilibro il pH della pelle. Prima per preparare la pelle all'applicazione dei prodotti. Attualmente io sto utilizzando questa routine che adesso vi faccio vedere. La prima cosa che faccio, spruzzo questo, che è una mist. Io le mist le utilizzo, mi piacciono molto, sono molto. Cosa sono le mist? Le mist sono una sorta di tonico, però addizionato con dei principi attivi. Questo, per esempio, è bifasico, quindi c'è la fase acquosa e la fase oleosa. La fase oleosa è sopra, ovviamente, la fase acquosa è sotto. Questo è a base di vitamina C e olio di acerola. Sta cosa, vabbè, scoprirò dove sta. Non so se la sentite, probabilmente la sentite. Vabbè, scoprirò dove sta e la farò togliere a mio marito. Semplicemente. Scusate, scusate, non riesco a capire dov'è. Sono abbastanza in ansia perché. Allora, io vivo in campagna, lo so, me ne rendo conto. Sono spostata a vivere in campagna, ma quando si tratta di vespe, io sono terrorizzata. Vabbè, non fa niente. Dicevo, questa è una mist, ha una base oleosa sopra, una soluzione oleosa sopra, una soluzione acquosa sotto. La soluzione acquosa sotto è vitamina C, la soluzione oleosa sopra è olio di acerola, sempre a base di vitamina C. La mist cosa sono? Dicevo, sono una sorta di tonico, però con dei principi attivi. Io la spruzzo e la lascio così. La spruzzo e lascio la pelle umida. Perché lo faccio? Perché io non massaggio il prodotto, perché ci massaggio sopra lo ialuronico. Lo ialuronico, per essere veicolato negli strati ovviamente più superficiali della pelle, ha bisogno di acqua, perché è una sostanza filmante. L'acido ialuronico è in soluzione così, quindi in gel, è una sostanza filmante, quindi ha bisogno di acqua per penetrare gli strati più, che poi non penetra, in realtà rimane un po', penetra di poco nello strato corneo, quindi nella parte più superficiale dell'epidermide, però ha bisogno di acqua, quindi io spruzzo questa e spruzzo l'acido ialuronico e metto l'acido ialuronico. Massaggio, 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 collo e parte del décolleté, perché quello va trattato, e pelle pure quella. Massaggio molto bene. Dopodiché metto un altro siero in crema questa volta. Quindi dopo lo ialuronico metto questo qua, un siero in crema. Questo è il Vital base di elastina e olio di argan, ma è quasi finito, perché l'ho usato tantissimo, è quasi finito. Massaggio ancora molto bene, faccio assorbire, dopodiché uso un altro siero ancora, che è il Buffet di Ordinary. Questo contiene argillina e un'altra serie di peptidi. Il Buffet è un ottimo prodotto, io l'ho sempre utilizzato, costa un pochino perché questo costa sui 19 euro, però mi ci trovo bene. Dopodiché passo al contorno occhi. Il contorno occhi mio del mattino è questo qua a base di acido ialuronico. Sono a metà di questo. Questo è un monodose, monodose nel senso non è monodose, ma è tipo così, non è in plastica. C'è il beccuccio, lo spremete, ne mettete un pochino a destra e a sinistra e questa cosa non ti fa così, vabbè. E questo qua è a base di acido ialuronico. Massaggio molto bene, evitando la palpebra. Questo non va bene sulla palpebra. Pochissimi contorno occhi vanno bene sulla palpebra. Quindi il contorno occhi si mette sotto, senza andare troppo a ridosso delle ciglia inferiori, a di lato e tra il sopracciglio e questa parte qua. Non metteteli sulla palpebra. I contorno occhi per la palpebra mobile sono specificati, questi non lo sono. Sulla palpebra io non metto niente, nulla, zero. Perché? Perché la palpebra ha le ciglia si possono infiammare e creare le blefariti. Quindi pochissimi contorno occhi vanno bene per la palpebra ed è specificato. Per esempio quello di in questo momento non me ne viene, ne ho usati diversi che andavano bene pure sulla palpebra, ma non sono tutti. È specificato quando potete metterli sulla palpebra, quindi li potete mettere tutto nel contorno occhi, ma non sulla palpebra.
Quindi di Filorga, ecco, mi è venuto il tè. Quello di Filorga va bene anche sulla palpebra, gli altri no. Io non ne acquisto di solito che non ne metto sulla palpebra, anche perché la palpebra non è che ha grossi problemi. Poi, dopo, alla fine, io sigillo con una crema. Metto, in questo momento sto utilizzando quella della Lab Care, questa qua, il Botox Complex. Sto utilizzando questa. E poi, alla fine della routine mattutina, metto la protezione solare. Questa è quasi finita, perché quella che ho acquistato all'inizio dell'estate è quasi finita. Però ne ricomprerò un'altra, non so quale, quella che mi capiterà. E chiudo qui. Durante la mattinata, se mi trucco, mi trucco, se devo uscire, mi trucco, se non devo uscire, rimango in casa. Ma la protezione solare la metto sempre, anche se non devo andare, se non devo uscire, non mi devo truccare. Perché? Esco in giardino, vado a destra, vado a sinistra, io la protezione solare la metto sempre, perché altrimenti mi riempio di macchie. Pomeriggio, faccio le mie robe. La sera, prima di andare a letto, normalmente dopo cena, io verso le 21, prima di mettermi il pigiama, di farmi la doccia, di mettermi il pigiama, faccio alla fine, faccio la doccia, metto il pigiama, faccio la skin care, poi mi metto sul divano. Intorno alle 21 io faccio la mia skin care. Come la mia skin care, come è la sera. Faccio la doppia detersione solo la sera, io di giorno non la faccio la doppia detersione, faccio la doppia detersione solo la sera. Cos'è la doppia detersione? Soluzione oleosa o burro struccante e detergente. Quindi, olio per struccare. Questo è l'Honey Age della Sien. È un vecchio struccante, vecchio, l'anno scorso l'ho preso. Ne uso poco perché, vedete, ne basta veramente poco per struccare. Questo ho cominciato a utilizzarlo tipo 2 mesi fa, 3 mesi fa, perché faceva parte delle mie scorte. Olio, acqua tiepida, metto un po'. Massaggio bene, se mi sono truccata mi aiuta a struccarmi, se non mi sono truccata va bene lo stesso, perché la protezione solare solo con il sapone non viene via, va utilizzato l'olio per sciogliere i filtri, sempre, quindi olio o burro struccante. In questo momento ho in uso quasi finito quello della Jeepoda, ma non mi è piaciuto granché, non lo ricomprerò. Quindi olio o burro struccante, massaggio bene. Con il dischetto riutilizzabile tolgo l'eccesso, sciacquo bene e poi sapone. Sapone sempre il solito, sempre la saponetta. Faccio una bella schiuma, lavo bene, sciacquo, tonico, sempre. Dopodiché, la sera la mia routine cambia perché utilizzo dei prodotti che di giorno non uso. Normalmente 2 volte a settimana faccio una maschera. Qua ne ho una che devo fare stasera, l'ho tirata fuori per questo, perché la devo fare stasera. Questo è il retinolo della balea, ma di solito io utilizzo quella che mi capita. Una maschera, invello, 2 volte a settimana, o altrimenti uso quelle con il foreo. Il foreo che ho qua dietro. Il foreo, la macchinetta quella. 2 volte a settimana. 2 volte a settimana sempre, quindi un giorno faccio la maschera e un giorno faccio questo, uso il peeling chimico. Questo è a base di alfa idrossiacidi. Non sto utilizzando, attenzione al peeling, attenzione al peeling. Se avete perle secca, sensibile, con rossori, se avete problemi di cuperosa, se avete dermatite atopica, non fate peeling da voi. Io ho la pelle secca e sensibile, ma la mia pelle è abituata ai retinoidi, quindi la mia pelle è abituata a prodotti abbastanza aggressivi, di conseguenza non ho problemi. Però se avete una pelle sensibile, fate il peeling e vi brucia, vi tira, non lo fate più. Quindi acido glicolico, acido lattico, alfa idrossiacidi, BHA, quello che volete. Non fatelo da voi se avete dermatite, problemi di, per esempio, psoriasi, non lo fate da voi. Io faccio questo 2 volte a settimana. Cosa fa il peeling? Elimina le cellule morte, molto importante sia per il corpo che per il viso. Potete fare, se non potete fare questo, il peeling chimico, potete fare il peeling fisico. Quello è meno aggressivo e lo potete fare anche se avete qualche problemuccio, tipo la cuperosa. Peeling fisico come si fa? Zucchero e miele. Prendete il miele, un cucchiaino di miele, ci mettete un po' di zucchero bianco
lo massaggiate gentilmente, leggermente. Così fate un peeling chimico, fisico. Io faccio sia l'uno che l'altro. Mi capita che non ho voglia di fare quello fisico, faccio quello chimico e viceversa. Ma il peeling è molto importante. Quindi fatelo. Eliminate le cellule morte e aiutate la rigenerazione cellulare. Poi, alla sera cambia i prodotti che io utilizzo, perché alla sera io uso i retinoidi. Quindi comincio, non uso questo perché è a base di vitamina C e io non mischio vitamina C e retinoidi. No. Per esempio, quando faccio peeling con questo, io la sera non uso i retinoidi, uso la stessa routine del mattino, perché non voglio andare a irritare la pelle. Quindi quando utilizzate vitamina C o peeling chimico, col fisico non è un problema, col peeling chimico evitate i retinoidi. Quindi la sera cosa faccio? Dopo che mi sono struccata, mi sono lavata, faccio il peeling 2 volte a settimana, o fisico o chimico, e poi comincio. Non spruzzo mist, non la spruzzo. Per fare assorbire lo ialuronico, spruzzo questo. Questa è un'acqua termale, questa è quella della Iovea, potete prendere quella della Vichy, potete prendere quella che vi pare, Lavvan. Spruzzo questa. Spruzzo e comincio con Buffet e questo qua, il Tense. È sempre un siero in gel con sempre peptidi, quindi metto questi due. Li faccio assorbire bene su questa sempre, li faccio assorbire super bene. Dopodiché metto il siero alla retinolo. Questo è quello della Balea. Questo retinolo è collagene, non è malaccio, non è entusiasmante, però non è malaccio, costa poco. Massaggio molto bene, faccio assorbire questo secondo siero. E come contorno occhi, la sera uso un contorno occhi al retinolo. Questo è il primo anno che io utilizzo un contorno occhi al retinolo. Questo è della Look at Me, sempre coreana. È quello che vi ho fatto vedere il mese scorso, che ho preso al DM. È quasi finito, sono a metà. Me ne manca poco, perché io comunque il contorno occhi ne uso tantissimo. Lo massaggio bene, sempre sopra, sempre senza finire sulla palpebra, con molta attenzione. Lo massaggio bene. Dopodiché, posso utilizzare anche un altro siero se mi capita, se mi va. Alterno due creme in questo momento. Sto alternando questa che ho quasi finito, sempre della Look at Me, quella al retinolo, l'ho quasi finita, retinolo e ceramide. O altrimenti metto retinolo e bakuchiolo, anche questa l'ho quasi finita, perché alterno. Faccio un giorno uso quella, un giorno uso quell'altra, sempre a base di retinolo. La massaggio molto bene, sempre molto bene. Queste due creme sono un po' materiche, un po' grasse. Perché? Perché il retinolo di fatto ha bisogno di una base oleosa per essere assorbito. Quindi sono un po' pesanti come creme. In estate non sono il massimo, e nemmeno se avete pelle grassa. Se avete pelle mista o secca, va bene. Infine, alla chiusura di tutto, ma lo faccio solo da settembre a maggio. Da giugno, luglio e agosto sospendo, perché altrimenti mi vengono i puntini di grasso. Pietre di sole non le chiamiamo. No, comunque, l'avete capito, quelli. Io in estate non li utilizzo, perché comunque ho bisogno di qualcosa di leggero, perché altrimenti sudo. Alla fine della routine, quindi quando ho messo la crema, ho messo tutto, olio. L'olio cosa fa? Fa un film sulla pelle, aiuta a evitare la traspirazione, quindi non è che la pelle respira lo stesso, che la pelle respira lo stesso, però aiuta a evitare l'evaporazione dei prodotti che avete messo, quindi sigilla e aiuta a non disperdere acqua. Quindi io metto l'olio, questo è quello di Rosa Moschetta, ma ecco, per esempio c'ho questo a base di... Qua c'è Argan, c'è insomma questo qua della Sien, sempre della stessa linea di questo. Quello che mi capita, raga, ne uso veramente poco. Infatti, vedete, questo l'ho comprato prima di operarmi ed è tipo a metà, vedete? Perché ne uso veramente poco. Se ne usano
poche gocce di olio e lo metto solo la sera. Quindi questo, per esempio, l'ho aperto 15 giorni fa, 20 giorni fa. Ne ho usato veramente poco, perché se ne usa poco di olio. L'olio, quando lo aprite, fate caso al PAO? No. Qualsiasi prodotto, il PAO sì, ok, lo devono mettere per legge. Per esempio, quando leggete 12 mesi, un prodotto è buono finché non cambia odore, colore e consistenza. Quando voi odorate un olio, che è quello di Rosa Moschetta, ha un odore molto particolare, ma lo sentite quando l'olio irrancidisce, fa puzza. L'olio rancido puzza. Quindi finché non fa puzza di rancido, lo potete utilizzare. Io ho utilizzato oli anche a 2 anni. Senza problemi, perché basta che lo tenete al fresco, non al sole, e l'olio non irrancidisce. Una crema non ci arriva a 2 anni, ma un olio, per esempio, ne usate veramente poco, non ce la fate a finirlo. In questo, per esempio, ha un PAO di 12 mesi. L'ho aperto a dicembre, quando mi sono operata. Siamo a settembre, sono passati 9 mesi. Quindi, secondo loro, entro dicembre questo lo dovrei utilizzare, altrimenti lo butto. Non ce la faccio a finire mezza bottiglia in 3 mesi, non gliela faccio. Quindi io lo uso finché non cambia odore, colore e consistenza. E l'olio rancido puzza. Quindi una crema, un contorno occhi non ci arriva a 12 mesi, assolutamente. Con me poi io faccio fuori 2 creme al mese, quindi però l'olio è difficile finirlo anche per me. Quindi un olio, quando non è più buono, puzza. Quindi lo riuscite a capire. Nient'altro. Questa è la mia routine attualmente. Quindi, cosa non dovete mischiare? Non dovete mischiare retinoidi, retinolo, prodotti alla base di retinolo e vitamina C, a meno che non siano nella stessa formula, quindi formulati e bilanciati nella stessa formula. Poi non dovete utilizzare retinolo con alfa-idrossiacidi, usateli solo la sera, questi mi raccomando. Perché? Perché rischiereste di irritare la pelle. Il retinolo quando non lo dovete utilizzare? Quando avete dermatite atopica, cuperose, è meglio evitarlo. Perché è un po' aggressivo. Potete scegliere come anti-age, il bakuchiolo, per esempio. Il bakuchiolo non crea irritazione perché viene chiamato il retinolo vegetale. Non crea irritazione il bakuchiolo. Potete utilizzare quello. Potete utilizzare la vitamina C come anti-age, antiossidante. Perché? Perché non crea grossi problemi se avete cuperose. In generale, chi ha cuperose dovrebbe evitare prodotti che creano shock alla pelle, perché purtroppo la cuperose è bastardella, perché vi crea rossori, capillari che si spezzano, insomma una serie di problemi. Bene, questo video è durato più che abbastanza, direi. Quindi vi ho detto tutto. Nella mia community trovate il post in cui vi ho detto ditemi di cosa avete bisogno e parliamo insieme delle routine che sono potenzialmente adatte a voi. Io non sono un dermatologo, non sono un medico, non sono un farmacista, però ho molta esperienza per quanto riguarda attivi, prodotti, quindi magari possiamo fare due chiacchiere insieme. Bene, vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video, ciao!